Sì, dico due parole anche io, sempre a nome dell'amministrazione. Siamo ovviamente onorati e lieti per il secondo anno, questo è il primo anno della nostra, del nostro incarico, ma è il secondo anno come celebrazione o concelebrazione del 2 giugno, di avere dato anche questa volta il patrocinio e l'occasione di poterci incontrare e ricordare e riflettere appunto su questa data storica importantissima e ancor più sul testo costituzionale che, come si dice, su questo voglio spendere due parole, come comune opinione è una delle più belle, la più bella Costituzione del mondo. Anch'io credo che effettivamente la nostra Carta Costituzionale è un testo meraviglioso, un testo estremamente interessante, e nonostante abbia ora circa 64-65 anni è ancora un testo giovane, un testo ancora ricco di possibilità applicative. Ovviamente ogni paese ha la sua Costituzione e ogni paese è fiero della propria Costituzione. Io voglio dire che i nostri incontri non devono essere momenti di celebrazione così retorica, in effetti non lo sono, perché noi dobbiamo riflettere su un aspetto, diciamo, di grande attualità. Voi, come sapete, la nostra Carta Costituzionale è oggetto di progetti anche di riforme. Indubbiamente ogni testo normativo, ogni testo legislativo, compresa anche la legge fondamentale dello Stato, non è una carta immodificabile, non è un testo immodificabile, è un testo che deve vivere in modo adeguato e quindi coerente con i tempi che vuole regolamentare, e quindi probabilmente vi sono degli aspetti di natura organizzativa che forse vanno rivisti, forse vanno pensati, talché anche il governo attuale pensa in effetti di metterci mano e quindi di proporre delle modifiche. Proprio oggi c'è un articolo su un quotidiano nazionale che è stato scritto da Valerio Onida, che voi sapete è stato presidente della Corte Costituzionale, il quale fa una bellissima riflessione su questo aspetto che io condivido al 100%. Indubbiamente se ritocchi ci devono essere, che ci siano, che però questi ritocchi, queste riforme, questi parziali adeguamenti avvengono nei modi e nei modi secondo le procedure che la stessa Carta Costituzionale prevede. C'è un articolo che regolamenta questo aspetto, è l'articolo 138, e si spera, io sono assolutamente d'accordo e richiamo anche l'attenzione di tutte le forze politiche e sindacali di stare attenti su questa cosa, che se modifiche devono esserci si segua quella procedura. È una procedura che impegna le Camere in modo separato, li impegna in una discussione, in una doppia votazione e possibilmente anche in un referendum consultivo ove non si arrivasse ai due terzi di voti parlamentari. Quindi da questo punto di vista noi siamo aperti ovviamente a che queste modifiche avvengano in un modo pubblico, in un modo partecipato e non siano confinati soltanto in una commissione di tipo governativo. Io ecco mi fermo qui, giusto perché per evitare che quando si parla di queste cose se ne parli in modo rituale. Quindi io diciamo richiamo l'attenzione di noi tutti su questo aspetto, e auguro appunto che si proceda in modo anche festoso in questa nostra giornata. Grazie e buongiorno.